Ciao ragazzi, benvenuti in questa gara malata. Oggi siamo nell'episodio numero 151 e sarà un episodio speciale perché sarà l'episodio natalizio. Oggi siamo veramente in tanti, ma tanti. Guarda che bordello! Cioè, avete visto che casino? La sessione si era completamente buggata e purtroppo non sono riuscito a scegliere una macchina che volevo. Ho la Massacro, però non ho la Massacro da gara, che avevo la livrea un po' più bella. Però non lamentiamoci troppo, raga, vediamo di concludere questa gara, perché come vi ho appena detto, questo qui è l'episodio 151 speciale edizione natalizia. E quindi non ci saranno solo tre gare, o almeno spero, ragazzi, perché oggi ho provato ancora a registrare, ma la gente quittava violentemente come non so cosa. Quindi spero di farvi molte e molte più gare. Sarà un episodio XXL. E qui che cavolo è? Ma che wow! Ma che cavolo? Ma ho preso il checkpoint? No, non ho preso il check. Non ho preso il checkpoint. Tragedia. Come faccio? Ma che cavolo, non ci sono più. Eccolo qui il turbo. Il turbo mi serve. No, fermati, c'era il checkpoint là. Per fortuna che ho lasciato gara GTA, perché avevo in mente di toglierla e fare... Sì, ho preso il checkpoint, di fare con la mia testa. Porca vacca, no, adesso esplodo, adesso esplodo, girati. E non ero esploso. Dove cavolo sono finito qua, ragazzi? Dov'è il checkpoint? Ah, è là sotto, perfetto. Cioè, ma che gare vi sto portando, ragazzi? Spero che stiate passando delle belle festività. E noi intanto andiamo in prima posizione a comandare. Vai così. Ci sono anche gli sbirri, quindi non so la gente lì cosa stia facendo. Bella, mi è piaciuta, ragazzi, mi è veramente piaciuta questa gara devastante. No, non dirmi che devo tornare su, no. No, dai, non può essere su. È qui da qualche parte. No, è su. No, è ancora su. Non ci voglio credere, raga. No, dai, 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 dai. No, questa volta è dall'altra. Allora, prima è dalla parte larga, poi è dalla parte stretta. E noi riusciamo a prendere tutto, raga. Ce la siamo fatta. Non esplodere. Va che slide. E poi siamo finiti dentro. Perfetto, a un giardino. No, cadi, cadi, cadi là dentro, cadi. Non sono esploso? E io devo sempre parlare, ragazzi. Sempre, sempre, sempre. Non ci voglio credere. Allora, perfetto. Così dovremmo essere. Non dico cosa, perché magari poi succede qualcosa. Succede qualcosa. E difatti è successo qualcosa. Noi, ragazzi, andiamo via, cioè io, ragazzi, vado via e saluto tutti gli altri. Ecco, questo qui era il succo del mio discorso. Spero che non ci siano altri pezzi da fare. Voglio il traguardo il più in fretta possibile. Gente là che cade di sotto. Sì, e andiamo. Due giri. Due giri. Ecco la bandiera a scacchi, ragazzi. La bandiera a scacchi, non mi sembra vero. Ed eccoci qua. Ed eccoci qui con la seconda gara. Ho voluto completamente cambiarla del tutto. E ho quindi, ho voluto scegliere i furgoni, perché era come stock, c'erano le super. Però ho detto, ma anche no, le super. Andiamo con i furgoni e vediamo un po' cosa cavolo succede. Non ce la farò mai, ragazzi. Così cadrò giù in acqua. Almeno credo. No, forse atterro sulla spiaggia.
o forse in mezzo all'acqua. Le scommesse sono accettate, ragazzi. Non ci credo. Dai. Sì, il furgone del clown ce l'ha fatta. Tutti gli altri invece no. Brutto bastardo maledetto. Brutto bastardo maledetto. Avete visto? I razzi atomici mi hanno sparato. Via via, fuggi fuggi clown. Fuggi fuggi. Via via anche quegli altri. Mi stanno prendendo? Maledetti. Dai 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 dai, che noi abbiamo ancora il turbo. Vai in strada. Vai così col turbo. Ci vediamo ragazzi. E adesso un po' di mine di prossimità, perché noi siamo bastardi raga. Perché mi ha cambiato. Ecco fatto così. Ed ecco fatto così anche. Wow 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 wow. Qui in mezzo ne ho un'altra, perfetto. Qua esplodono tutti. Qua esplodono tutti. Ma che cavolo. L'avete sentito anche voi quel rumore strano? Va benissimo così, vediamo. Occhio occhio. Di fare del nostro meglio. Ale, altra gente che esplode. Dai dai che non ci devono recuperare. In teoria il furgone questo dei clown dovrebbe essere. Vara gente che esplode dietro. Uno dei più veloci, non vorrei sbagliarmi, ma tra i furgoni che si potevano scegliere questo qui era quello con la velocità massima o con l'accelerazione anche, non mi ricordo più. Comunque gli abbiamo dato una pista agli altri. Vediamo di tenere questo passo. Siamo anche ricercati dagli sbirri, raga, giusto per complicarci un po' la vita. Ok, vai con la derapata. Ok, gli sbirri adesso mi hanno visto. Aia, quegli altri anche si stanno facendo sotto. Ma noi via, scappiamo più veloce. Bello questo salto. Preso. No, ho saltato troppo, finisco in acqua. Frena. Dai, girati. Dai, girati, avanti, 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 avanti. Porca vacca. Dai, 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 dai. Avanti, avanti, avanti. Quelli non li prendo. Faccio così sulla riva, perché questo furgoncino qui è un po' di quelli smarzi e non è molto alto e quindi muore immediatamente. Adesso quelli hanno tutti i razzi, si terranno tutti i razzi per me. Olè! No! Eccoci, eccoci, eccoci! Porca vacca, ragazzi, non ce l'ho fatta. Però è una gara GTA e quindi possiamo. No, 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 no. Dai, fatemi prendere il checkpoint. Fatemi prendere il checkpoint! Avanti, salta. Avanti, 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 bastard, avanti, avanti, avanti. Perfetto, preso. E eccoci qui. Avanti così. Ed eccoci qui con la terza gara. Dietro vedo Jeep buggate, SUV completamente fuori controllo. Fatemi girare un attimo l'inquadratura. Cose stranissime, ragazzi. E noi partiamo col turbo. Ciao a tutti. Wow, vara dietro. Alla guida Babbo Natale non sbaglierà. Attenzione, 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 attenzione! Spettacolo, ragazzi! Dobbiamo andare in prima persona. Vai, 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 vai! Non ci voglio credere. Ma come cavolo è possibile? Soltanto perché è un SUV maledetto ed è alto? Eccoci qui, dai, così, raga. Dai, che è una cavolata, ecco fatto. Ero troppo veloce prima. Per quello non ce l'ho fatta. Non ci voglio credere, ragazzi. Una cavolata del genere. Non sono riuscito a farla subito. Siamo settimi! Questo lo buttiamo fuori strada.
Adesso col prossimo salto, questo vola, raga. Questo vola col prossimo salto. No, volo io. No, dai. Prende la scia. L'avevo detto io che volava quello. E così andiamo in quinta posizione. Ed eccoci qui sui quad, quarta gara. Perché sono spawnato all'incontrario? Sono ACAB, ragazzi. Guardate laggiù anche l'altro blazer. Gli altri due sono ACAB. Troppo ACAB, raga. All'incontrario vado. Siete sicuri che bisogna andare da questa e che la direzione giusta non era la mia? Spostati! Prima volta credo che faccio i giri della morte con i quad. Dai, ce l'avevo fatta subito. Non ci voglio credere. Ma non ci voglio credere, raga. Sembra così semplice, ma non lo è, ragazzi. Perché ho preso la scia, cavolo. Sto facendo letteralmente schifo, raga. Letteralmente. Dai, 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 dai. Schifo. Dai. Se forse dico così ce la faccio. Che posizione siamo? Quarti. Che schifo. Purtroppo anche lì c'è stato un piccolo ostacolo. Ok, ottimo. Dai, così, perfetto. Spero, ragazzi, che questo episodio vi piaccia. E dobbiamo assolutamente arrivare a 25.000 like, perché c'è stato molto impegno e ci sarà molto impegno nell'editare tutte queste gare, che voi non avete nemmeno un'idea. E andiamo primi, andiamo a comandare, ottimo. Non so, oh, oh, oh. Non so quanti giri ci siano, però. Vai così! Non male, queste gare qui sui quad mi piacciono, devo dire. Mi piacciono parecchio. Non vedo ancora il traguardo, quindi la situazione non è proprio delle migliori. Due giri, olè! Quindi altre quattro volte dobbiamo girare. Perché un giro è stato due giri di, in pratica. Vabbè, mi avete capito? Sì! Al centimetro. Vai, qui ce la faccio? Devo rifare tutto. Ma ce l'avevo fatta, maledetti. Qua non bisogna mai fermarsi. E allora neanche adesso ce la farò. Ottimo, ottimo. Ce l'abbiamo fatta, finalmente. Siamo secondi. Quello davanti di me è il primo. Dopo decenni, finalmente ce l'ho fatta. Cavolo. Non è possibile incontrare quei problemi lì in un attimo. Cioè, le gare, ragazzi, sono veramente strane. A un certo punto le fai veramente tranquillo e poi, boom, di nuovo non riesci più a fare nulla. E io vorrei capire questi cosa ci trovano. Iii, ti blocco la strada. Iii, che bello. Boh, ragazzi, io sta gente qua non la capirò mai e poi mai. Vai così, almeno arriviamo secondi. Dai, è così, ottimo. Al millimetro sono passato? No. Bastardo. Ma tanto quello è un doppiato, non dovrebbe essere il terzo, difatti. Concludiamo in fretta questa gara. Vai così. E andiamo subito alla prossima. Ed eccoci giunti all'ultima gara di questo episodio. Con le Sanchez e concludiamo sul Monte Ciliad, ragazzi. Proprio una conclusione eccellente per questo episodio speciale. Occhio, va, andate piano. L'unico che è andato piano sono io. E gli altri non sono morti. Sono morto io, no? Mi sembra logica come conclusione. Dai, spostatevi avanti. Trabeti, pini. Maledetti! Cosa fai? Levati! Non so la gente, ragazzi, che cavolo di problemi abbia. Siamo decimi, ma comunque mi pare di aver visto dei wall ride. Eccoli qua. Ho visto che mi chiedevate, Vistar, fai wall ride in moto. Li avevo già fatti, ragazzi, in gare passate. E quindi eccoci qua. Non è proprio un wall ride questo, anche perché, come ben sapete, i wall ride in moto
non si possono fa, non c'è la fisica, si riescono a fare soltanto questi qua. Vai così. No, ho lisciato il checkpoint. Brutti bastardi, dov'è che mi mettete sto checkpoint? Qua nascosto? Che posizione siamo, noni? Che schifo. Wow, in mezzo alla gola. Preso, sì, il masso. Guarda la gente che vola. Ma che roba. Dai, è così, giù dal Monte Ciglia, dagli 800 all'ora. Qua è soltanto questione di fortuna, ragazzi. E chi va piano va sano e va lontano, mi dicono anche. E non è assolutamente il mio caso, perché sto morendo nelle maniere più assurde. Dovrei andare piano, un po' più morigerato, e sicuramente mi portavo a casa questa gara qui. Però andando giù come un matto si perde soltanto, raga. Ok, non vedo ancora il traguardo, il sasso. Andiamo a concludere, veloci, veloci. Ok, dentro di qua, perfetto. E andiamo a concludere. Quindi questo episodio di Gare Malate numero 151, speciale Natale, si conclude qua. Spero che tutte queste gare che ho scelto vi siano piaciute. Domani, che è il 25, ci saranno tantissimi nuovi video. Ragazzi, questo qui l'ho voluto far uscire il 24, perché così magari avete più tempo per gustarvelo tutto quanto. Domani comunque non preoccupatevi, perché dopo che vi siete abbuffati come non mai, ci sarà qualche mio video 100% qua sul canale, quindi potete digerire tranquillamente guardandovi un mio video. Io vi faccio nuovamente gli auguri di Buon Natale, ragazzi. In descrizione trovate Facebook, Instagram, tutto quanto. Guarda, vi starete tutto, noi ci vediamo al prossimo video.